Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal vostro M552. Oggi andremo a vedere una nuova guida su come appunto ridurre il rumore da una qualsiasi registrazione. Ora vi farò ascoltare due registrazioni, le stesse ovviamente, dove la prima è originale e la seconda è modificata con il programma Audacity. Questa è la registrazione di prova per vedere la differenza dell'audio originale e quello modificato da Audacity. Come potete notare, nel primo c'è il rumore di sottofondo, mentre nella seconda registrazione sarà quasi completamente inesistente il rumore. Questa è la registrazione di prova per vedere la differenza dell'audio originale e quello modificato da Audacity. Come potete notare, nel primo c'è il rumore di sottofondo, mentre nella seconda registrazione sarà quasi completamente inesistente il rumore. Ok, come avete potuto notare, la differenza tra la prima e la seconda c'è abbastanza, perché nella prima sentiamo quel fruscio che registra il microfono, i rumori di fondo. Prima di tutto andiamo a installare Audacity, dal link che vi metterò nella descrizione del sito ufficiale. Ovviamente c'è anche per Mac e per Linux. Per Linux non sono tanto sicuro. Ok, poi allora lo avviamo. Però il file audio deve essere convertito in MP3, come potete vedere qui, MP3. Vi consiglio di usare un programma per convertire tutto che si chiama Format Factory, che vi metterò il link sempre nella descrizione. Abbiamo Audacity. Ok, scaricando, eccolo qua, facciamo ok. Adesso andiamo a importare il nostro file audio, che vi ricordo in MP3. Qui, ok. E vi consiglio che quando registrate, se volete eliminare il rumore, di aspettare un po' all'inizio prima di parlare, oppure quando avete finito di parlare, lasciategli, che ne so, circa un secondo per far evidenziare il rumore. Come potete vedere, il rumore è presente sia qui, questa linea, diciamo, quella più piccola, e sia qui alla fine. Allora, andate qui vicino col mouse, quando vi uscirà questa mano fate sinistro, li tracciate fino a qua più o meno, ok? Poi andiamo su effetti, riduzione rumore, e facciamo elabora profilo rumore. Poi, clicchiamo così, aspettate, ok. Andiamo a selezionare tutta la registrazione. E poi facciamo sempre effetti, rimozione rumore, scusate. Vedete qui i settaggi sono modificati e qui c'è messo elimina. Facciamo ok, aspettiamo un pochetto, 2 secondi, ecco qua. Come potete vedere la linea è piatta e il rumore non esiste quasi più per niente, quindi sentirà soltanto la nostra voce. Proviamo a vedere se è funzionato. Sì, funziona, soltanto che sentire dell'audio è un po' sballato, dell'audio che potevo sentire prima, perché avevo alzato troppo il microfono, il volume del microfono. Per salvare possiamo fare file, dov'era, esporta, metto sul desktop, lasciamo desktop, prova. Ok, salva. Qui possiamo scegliere nome artista, ma non serve così. Facciamo ok. E l'audio verrà salvato. Questo è tutto, come dicevo prima. Il video è finito. Se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice su. Se non vi è piaciuto lasciate stare. Niente. E se volete continuare a seguirmi, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo alla prossima, ciao dal vostro M552.